Siamo di nuovo collegati per una videopresentazione di un saggio uscito da pochissimo e di particolare interesse. Il titolo è Olivi Cultura a Bitonto nel XV secolo, Terre e Uomini Produzioni, di Vito Ricci, pubblicato da Secop Edizioni nel 2020. E quindi un argomento davvero particolare e molto interessante e sicuramente poco trattato per quanto mi risulta, ma io penso di non dover togliere la parola a Vito e di lasciare a lui la possibilità di presentare questo suo ultimo lavoro e questa sua fatica. Grazie tanto Vito per aver accettato il nostro invito. A te. Grazie e buongiorno a tutti i nostri amici di Italia Medievale. Io ringrazio Maurizio e Italia Medievale per avermi dato la possibilità di presentare il mio libro. È la prima presentazione in assoluto che facciamo di questo volume, è anche diciamo online per questioni che sappiamo bene. È un libro fresco di stampa, è uscito una quindicina di giorni fa. È l'ultima mia fatica. Io mi occupo di storia medievale e anche di storia economica. In passato mi sono occupato molto di templari, di ordini religiosi militari, ma da qualche anno mi sto interessando alla storia dell'agricoltura e diciamo nell'ambito di questo filone di ricerca ho raccolto molto di materiale che mi ha portato alla stesura di questo libro, quindi sull'olivicoltura, che diciamo a dispetto quindi del titolo, che sembrerebbe circostanziato a una località in provincia di Bari, quindi come Bitonto, non vuole essere un libro di storia locale, ma diciamo vuole essere, senza voler peccare di presunzione, un contributo al dibattito quindi storiografico dell'olivicoltura in Puglia, nel Mezzogiorno, ma anche in Italia. Perché Bitonto, nel tardo Medioevo, nel 400, fine 300, era uno dei centri più importanti in terra di Bari, ma anche quindi nel Regno di Napoli, per la produzione olearia. Era quindi al centro quindi di un distretto agricolo specializzato, quindi che andava un po' quindi nel nord barese, comprendeva anche Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi, quindi Biceglie, e Bitonto quindi si trova quindi al centro. Quindi è una località importante anche da un punto di vista quindi demografico, è una tra le città più grandi della Puglia, ma ha anche una rilevanza all'interno quindi del Regno di Napoli. E qui diciamo si è sviluppata già a partire dall'epoca quindi normanna una olivicoltura su tutto il territorio. La mia analisi è stata dopo quindi aver ripreso un po' quindi le fila dal XII fino al XIV secolo, ho focalizzato la mia ricerca sul 1400, perché ho studiato quindi per altre ragioni protocolli notarili inediti di un notaio che si chiama Angelo Benedetto quindi di Trito, e in molti di questi atti sono quindi presenti delle notizie quindi sull'olivicoltura, e quindi diciamo era materiale inedito e l'ho quindi raccolto, quindi l'ho messo insieme ed è uscito quindi questo contributo di circa 200 pagine, con la prefazione della professoressa Gabriele Piccini dell'Università di Siena, che ringrazio, che è stata gentilissima e molto disponibile nel scrivere quindi la prefazione, e ho quindi raccolto un po' tutti quindi gli aspetti della olivicoltura. In particolare mi sono occupato dei contratti agrari, delle diverse quindi forme quindi di conduzione quindi dei terreni, in particolare la mezzadria, ma anche diciamo la enfiteusi, ma anche quindi i contratti quindi di vendita che venivano quindi praticati a Bitonto quindi nel 1400. No, soprattutto ad esempio quindi un prezzo dell'albero di olivo, ho quindi constatato che nel corso da 200 fino a 400
il prezzo quindi si mantiene abbastanza stabile. Poi i lavori agricoli che venivano quindi svolti, quindi, cioè, tutte queste notizie raccolte negli atti notarili. Poi siamo passati all'altro aspetto, diciamo, quindi quello della produzione dell'olio, un prodotto all'epoca, diciamo, quindi particolarmente quindi importante, non tanto per l'uso alimentare, perché l'uso alimentare nel corso quindi del 300 quindi comincia quindi a diffondersi, ma l'olio quindi era destinato essenzialmente quindi per scopi industriali, in primo luogo per l'industria tessile del centro nord e poi quindi anche in misura minore per la produzione del sapone. Quindi mi sono occupato quindi della raccolta delle olive, diciamo le varie tecniche della raccolta, quindi la pacchiatura, quindi la raccolta quindi, da terra, la presenza ad esempio quindi prevalente di donne quindi, e di bambini per svolgere questo tipo di attività, quindi anche quindi le retribuzioni, diciamo, non molto cospicue di questi lavoranti stagionali, e poi la frangitura, ovvero quindi in questo caso i frantoi, o come si chiamano dalle nostre parti, quindi, i trappeti, il luogo quindi dove l'oliva viene quindi trasformata quindi in olio. E quindi diciamo quindi di levare quindi tecniche dei frantoi, molto spesso quindi ubicati quindi in campagna, sia per essere più vicini al luogo quindi della raccolta, ma anche quindi per problemi ambientali, perché la produzione dell'olio con le morti e gli scarti risultava essere quindi abbastanza inquinante. La presenza quindi di un numero quindi cospicuo di frantoi nella città di Bitonto, io nei miei atti ne avrò contati 20-25, ma molto probabilmente ne erano quindi ancora quindi di più, e soprattutto quindi questi frantoi appartenevano a privati, ma anche quindi ad enti religiosi che sovente li affittavano o anche li subaffittavano. E poi l'ultimo aspetto della produzione è quello relativo alla conservazione. Abbiamo quindi notizie di conservazione all'interno quindi di botti, vi erano anche quindi dei mastri botari, quindi degli artigiani che si occupavano quindi della realizzazione di botti quindi in legno per conservare quindi l'olio una volta che era stato prodotto quindi nel frantoio, però venivano quindi utilizzati anche degli otri, venivano quindi utilizzati quindi dei vasi, o anche in alcuni casi abbiamo quindi documentato la conservazione in vasche, diciamo quindi in muratura, spesso quindi annesse alla casa. Poi c'è l'ultimo quindi capitolo, che è quello relativo all'attività del commercio. In primo luogo il commercio internazionale, perché la maggior parte dell'olio prodotto quindi in Puglia e anche a Bitonto era destinato all'esportazione. Come si è detto, quindi i principali quindi acquirenti erano le industrie dell'Italia centro-settentrionale, quindi abbiamo quindi attestazioni di mercanti, quindi soprattutto veneziani, ma anche milanesi, ma anche quindi fiorentini, che acquistavano grossi quindi quantitativi di olio quindi da Bitonto per portarlo al nord. Soprattutto quindi Venezia aveva quindi un ruolo quindi molto importante. Abbiamo i Bragadino che sono presenti a Bitonto, cioè sono presenti diciamo a Trani con delle proprie agenzie, e poi quindi si rivolgono quindi sul mercato di Bitonto per poter acquistare l'olio. L'olio pugliese finisce quindi in tutto il bacino quindi del Levante e del Mediterraneo, ma anche quindi nell'Europa settentrionale, arriva a Londra, arriva a Bruges. E sappiamo anche che prima del 500 Isabella d'Aragona, la duchessa di Milano, tramite dei suoi procuratori acquistava olio a Bitonto. Abbiamo quindi poi delle famiglie che si dedicano al commercio dell'olio, famiglie di mercanti bitontini come i Bove, i Rogadeo e gli Scaraggi. Costoro sono proprietari di terreni, oppure quindi li prendono quindi in enfiteusi, sono quindi proprietari di frantoi o li prendono quindi in affitto, e risultano quindi essere quindi inseriti nel commercio quindi internazionale, hanno quindi vasti quindi rapporti
con i mercanti forestieri. Soprattutto quindi gli Scaraggi sono quindi tre fratelli che hanno messo su quindi una vera e propria quindi compagnia commerciale che intrattiene quindi relazioni. Uno di questi Scaraggi aveva quindi rapporti con Lorenzo il Magnifico, con Lorenzo dei Medici, oppure quindi con altre quindi famiglie toscane o anche del milanese. Sono proprio queste quindi famiglie che monopolizzano il commercio dell'olio a Bitonto. Poi c'è stata un'altra parte relativa ai prezzi e alle quantità trattate, perché essendo degli atti notarili, quindi questi venivano quindi inseriti quantitativi acquistati, quantitativi trattati e anche quindi prezzi. Quantitativi c'è da dire che per quanto riguarda il commercio internazionale sono quindi piuttosto cospicui, diciamo, mentre per quanto riguarda il commercio locale, che sono gli atti chiaramente più frequenti, le quantità sono più ridotte, però diciamo sono più frequenti. Un altro aspetto che ho esaminato è stato quello relativo al prezzo dell'olio in un periodo che va non solo quindi dalla fine del 300 per tutto quindi il 400, cercando appunto di costruire una serie storica del prezzo che ad esempio in precedenti studi mancava. E in penultima analisi vi era tutta la normativa fiscale, i dazi, le gabelle, le imposte quindi sulla produzione, perché essendo l'olio quindi un prodotto quindi di vasto quindi commercio, impiegato quindi commercio quindi internazionale, molto quindi richiesto, era quindi soggetto quindi a diverse quindi forme di tassazione, dalla produzione quindi anzi possiamo dire, cioè già i proprietari quindi di oliveti dovevano quindi pagare quindi delle imposte. Poi vi erano le imposte nel momento quindi della fabbricazione dell'olio, imposte quindi della produzione in frantoio, poi della vendita quindi al dettaglio, vi era quindi il dazio quindi per l'esportazione. Quindi era quindi un prodotto ampiamente quindi tassato che risultava essere quindi molto redditizio. E quindi ho studiato un po' tutta la normativa relativa appunto a Bitonto, presente nel libro rosso, relativa appunto ai dazi e alle gabelle che venivano quindi praticate sul toro. Una cosa più interessante che ho trovato in questa normativa è la tutela degli ulivi. L'olivo quindi è una pianta preziosa, ci mette quindi 20 anni per arrivare quindi a pieno frutto, quindi a pieno regime. Tant'è che sappiamo che nelle Cese per 20 anni gli alberi di olivo non erano quindi soggetti a tassazione. E a Bitonto quindi la normativa prevedeva quindi delle sanzioni quindi molto forti, delle sanzioni quindi per chi danneggiava non solo quindi gli alberi di olivo, ma in generale un po' quindi gli alberi anche di mandorlo, veniva appunto non solo messo quindi in prigione, ma quindi doveva quindi un risarcimento quindi notevole ai proprietari. Quindi diciamo l'albero di olivo viene anche quindi tutelato dal punto di vista della normativa vigente. E l'ultimo capitolo nel quale mi sono quindi occupato è lo chiamato appunto a margine dell'olio, la produzione e il commercio del sapore, perché abbiamo detto l'olio quindi veniva utilizzato per produrre il sapone. Venezia, quindi Ancona, erano i centri quindi più importanti nel bacino dell'Adriatico per la produzione quindi di sapone, però questo era anche presente in Puglia, questa produzione, a Gallipoli e anche a Bitonto, anche se c'è da dire che, anche vedendo un po' quindi i prezzi, si trattava quindi di un prodotto non di qualità quindi molto quindi elevata, come poteva essere il sapone prodotto ad Ancona o a Venezia, però diciamo quindi era un prodotto di qualità media, molto spesso quindi destinato quindi ad un mercato locale. Quindi ci ho trovato quindi alcune notizie sulla produzione, quindi sul commercio del sapone, che vedono molto spesso quindi impegnati dei commercianti e dei produttori quindi ebrei, che diciamo aveva un po' un suo mercato quindi piccolo, quindi ristretto a Bitonto. Poi questo diciamo è il palinsesto del mio libro, il quale un po' diciamo è sicuramente un contributo abbastanza quindi innovativo, perché nella storiografia relativa all'olivicoltura mancavano quindi degli studi nuovi sul 400. Infatti quelli più diciamo più recenti tra virgolette risalgono ai primi del 900,
di Francesco Carabellese, quale appunto si era occupato dei protocolli di un altro quindi notaio, e lì aveva trovato quindi le notizie. Queste notizie sull'olivicoltura a Bitonto nel 400 sono state perpetuate quindi sino agli ultimi studi. Questo lavoro, per questo motivo, fornisce quindi materia prima quindi fresca da quindi offrire agli studiosi, quindi non solo locali, ma diciamo un po' in tutto il panorama italiano. Questo un po', diciamo, è il quadro del mio libro. Insomma, avrei finito. Se, diciamo, vuoi farmi qualche domanda, se c'è qualche curiosità in particolare, sono qui a risponderti. Ma intanto volevo ricordare di nuovo il titolo, Olivicoltura a Bitonto nel XV secolo, con il sottotitolo Terre, Uomini, Produzioni, pubblicato da Secop Edizioni da pochissimo. Un argomento davvero particolare. Io sono un appassionato di Medioevo, non mi ero mai immaginato che ci potesse essere tanto materiale da poter produrre un libro. Sono 196 pagine, fra l'altro il prezzo è talmente economico che dovete correre a comprarlo perché costa solo 12 euro, quindi non potete farvelo scappare, sia per l'argomento che per l'approccio economico all'acquisto. E poi domande, ma potrebbero essercene tante, perché l'olio d'oliva e l'olivo è multisecolare, è qualcosa che viene da lontanissimo, e la Puglia ancora oggi è una delle regioni di grande capacità produttiva, purtroppo martoriata da un po' di problema xylella. La xylella maledetta, che però per fortuna non ha toccato tutto il territorio, ma mi pare di ricordare che ne ha colpito in maniera grave soprattutto una parte. Sì, Salento. Sì. E poi una curiosità, quindi tu ti sei avvalso soprattutto di fonti notarili. Sì. Fonti notarili, diciamo, opportunamente quindi integrati quindi altri lavori. Beh, è stato sicuramente... anche questo, diciamo, un aspetto interessante, proprio una fonte particolare come può essere quella notarile. Sì, deve essere anche stato un bel lavoro di studio e di ricerca per riuscire a mettere insieme. Sì. Certo. Tutte le informazioni, perché poi gli atti notarili sappiamo che rappresentano per molti un vero e proprio ostacolo insormontabile per la complessità delle informazioni da ricavare. Vito, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te per questa opportunità. Ci mancherebbe, tanti auguri per l'uscita di questo libro. E mi raccomando ancora, acquistatelo e continuate a seguirci sul nostro canale YouTube. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci.